C'è stato una sorta di bando, diciamo così, che Forum PA ha lanciato rispetto ai progetti di sanità elettronica, rivolto a tutte le istituzioni territoriali, dalla regione in giù, che potevano essere interessate, e però io che ho visto tutti i progetti so che poi sono arrivati sostanzialmente tutti i progetti di aziende, e questo è molto importante, credo, per farci capire come l'azienda sia davvero il soggetto principe in prima fila nella attuazione e realizzazione di questo genere di attività. I tre punti strategici che si era richiesto dovevano essere alla base dei progetti erano la partecipazione del cittadino e semplificazione amministrativa, il primo, il tema della prevenzione, assistenza e cure, il secondo, e la gestione e il governo della sanità è il terzo. Cioè abbiamo cercato di dare un ventaglio di diciamo, questioni su cui la sanità digitale può dare un contributo importante. Nell'analisi dei circa 80 progetti che sono arrivati, poi abbiamo adottato alcuni criteri, questo lo dico anche per coloro che magari si sentono esclusi, sono stati esclusi. Il primo criterio è la pertinenza, in qualche rarissimo caso sono stati inviati progetti che non erano di sanità digitale, magari bellissimi progetti, ma non pertinenti rispetto al cuore del programma o in qualche caso anche strani ai tre punti che vi ho citato poco fa. Ma abbiamo utilizzato anche un altro criterio che è quello di carattere temporale, cioè abbiamo ritenuto di dover escludere alcuni progetti troppo vecchi, cioè che avevano avuto una loro attuazione e conclusione più di 2 anni fa. Ed anche però molti progetti che sono in corso in fase relativamente iniziale. Questo lo dico perché per l'anno prossimo invece questi progetti saranno assolutamente, diciamo, ripresentabili e si potranno prendere meglio in considerazione avendo l'anno prossimo, appunto concluso o quantomeno portato molto avanti, il loro processo attuativo. Gli altri criteri, più che ovviamente abbiamo tentato di dare questa valutazione, sono quello dell'innovatività, la correttezza metodologica, l'impatto, cioè quanti risultati e soprattutto quanti stakeholder, quanti soggetti, quanti destinatari davvero sono divenuti beneficiari del progetto, e poi un minimo anche di analisi costi-benefici. Dicevo già all'inizio, non sempre i progetti più costosi sono i migliori. Abbiamo trovato ottimi progetti, come vedremo adesso nel seguito dei nostri lavori, che sono stati fatti a costo zero, con risorse già diciamo in cassa o comunque con strutture, con personale che era già retribuito per altri versi. Ma prima appunto di entrare nel merito della presentazione dei vari progetti, che poi vi dirò anche in quale ordine verranno presentati, chiederei adesso appunto al dottor Roberto Castiglione di Pharmafactoring di dirci qualcosa rispetto al loro coinvolgimento e interesse sul tema.